Pare che ci siamo, quindi dovrebbe esserci solamente una cosa da dire. Hello, boomers! Eccomi qua, ragazzi, tornati live dopo tanto tempo. Cioè, tanto tempo no, in effetti è passata solamente una settimana dalle ultime live che ho fatto, però mi è sembrato veramente un'eternità, anche perché sono fritto dall'estate e cotto dal lavoro. Adesso condivido su Facebook che sto facendo questa live e poi sono da voi, anche perché ci sono parecchi argomenti di cui parlare oggi. Allora, intanto aspetto che arriviate in chat, vedo che state già arrivando. Condivido la live e dopo andiamo avanti, che ci sono parecchie cose da dire. Allora, bam, condividi su Facebook. In live ora. Pubblica. Eccoci qua. Allora, innanzitutto sono in pausa con il podcast per quel che riguarda le interviste, anche perché, vi avrò già detto, l'estate per me è il periodo più difficile dell'anno. Lavoro nel turismo, sono molto impegnato e agosto è proprio un mese tanto tanto impegnativo. Non pensavo che questo agosto fosse così impegnativo e invece lo si è rivelato. Per fortuna, perché vuol dire che sto lavorando, però ho il tempo a tutte le altre cose della vita che diventa molto molto più marginale. Lavoro tante ore al giorno, tutti i giorni, senza giorno di pausa, ho un'attività di proprietà e quindi è abbastanza dura e il poco tempo che ho lo dedico a famiglia, portare in giro ceddi e dormire. Però dai, ciao Music is my way, con noi ci vediamo a settembre. Però dai, una live settimanale ci sta a farla anche perché è un modo per me per staccare, per divertirmi un po', e non pensare al lavoro e staccare completamente. Video sul canale YouTube ne usciranno diversi, credo, anche perché sono stato bravo giugno-luglio e ho fatto parecchi video con i miei amici e quindi quelli li ho lì in archivio. Ogni tanto ne caccio fuori uno, poi vabbè, riupload del live che farò e mi becco un paio di tutorial. Dopodiché lo so che state aspettando le recensioni sia degli Strike Anywhere che dei Lawrence Arms. Adesso dovrò aver tempo di scriverle e farle. Tra l'altro, oggi nell'unboxing vi farò vedere i dischi che mi sono arrivati di entrambe le band. E poi volevo parlare con voi anche di playlist estive, ragazzi. Voi cosa ascoltate? Cosa state ascoltando particolarmente quest'estate? Questo partendo un po' dal primo item di merch che ho da farvi vedere. E quindi partiamo pure. Allora, pacco arrivato dalla Polonia. Prima di iniziare, mentre vedo che state arrivando in chat, se siete abbonati al canale tramite Amazon Prime, potete rinnovare l'abbonamento e così continuate a supportare questo canale, anche perché dopo un mese l'abbonamento scade. Quindi potete fare semplicemente come avete fatto la prima volta, abbonati, è sempre gratuito e se vi riabbonate continuate a supportare questo canale, perché ho visto che molti si sono abbonati la prima volta e poi dopo non hanno fatto il resub. Se fate il resub sappiate, Regas, che mi state aiutando tipo tantissimissimo e quindi grazie mille. Allora, primo item di merch da far vedere oggi, si va sul black metal norvegese polacco. Magla, Age of Excuses. Questo, ragazzi, praticamente è forse il mio disco preferito uscito negli ultimi anni.
L'estate scorsa me l'ascoltavo praticamente tutti i giorni, quest'estate me lo ascolto praticamente tutti i giorni. Disco a parer mio incredibile, l'avevo comprato tempo fa, dopo ero lì che mi ascoltavo l'album per l'ennesima volta e ho detto dai, ci vuole anche la maglietta di questo. E così sono andato sullo store De Magla e me ne sono comprata una. Tra l'altro, guardate, stampa argento, tamarrissima. Di maglie con le stampe argento così a memoria ne è uno dei The Secret, quindi rimaniamo sempre in abito black metal. E, ragazzi, se vi piace la sonorità, questo è uno dei dischi più belli black metal che abbia mai sentito. Uscito l'anno scorso nel 2019 e un grazie a Fox, batterista degli Zachary, per avermeli pompati fino a che non me li sono andati ad ascoltare e mi ci sono innamorato. E quindi sì, ascolto tanto questo disco di Magla, ma la mattina quando arrivo in ufficio, prima cosa che faccio è mi butto su un disco di Necro, perché lui è artista abbastanza controverso, per chi non lo sapesse, fa tipo death, hip hop, viene da New York. Credo, sì. Tra l'altro è fratello del Regas della Cocca Nostra. Non lo so, anche l'estate scorsa l'ascoltavo molto, però è tipico mio mood estivo, arrivo e mi butto su un disco di Necro, sia vecchi che nuovi. Mi è piaciuto quasi tutto della sua discografia in questo periodo. Boh, non so dirti un disco in particolare perché sto spaziando molto tra la sua discografia. Se no, mattina è finito il disco di Necro, cosa che faccio tutte le mattine, e butto su qualcos'altro che possa essere Method Man o Nas, un po' le solite cose, pop anni 90 fondamentalmente, che è quello che ci sta un po' più ad ascoltare in questo periodo. Quindi siamo partiti. Ah, c'è anche il retro di questa maglietta di Magla. Con Magla, hip hop e black metal. Black metal. Qui c'è la scritta dietro, bella tamarra con la stampa grigia. Poi, altra roba che ascolto in particolare di punk rock, a parte i dischi usciti quest'anno, quindi le solite robe che dopo vi farò vedere. L'ultimo dei Pennywise mi sto ascoltando parecchio, quindi quello mi piace in maniera particolare. Quindi hip hop, black metal e Pennywise. Andiamo avanti con i dischi. Allora, già postato su Draft Punks. Comunque, wey. Ciao Michael, come va? Sono qua che parlo di dischi, anzi, mentre aspettate che faccia la recensione al disco degli Strike Anywhere, andate su Solid Days a vedervi la bellissima recensione che Michael ha fatto di questo disco. Aspetta che qua ho meno riflessi. Nightmare of the West, appunto gli Strike Anywhere, uscito il 17 luglio, ormai un mese fa, per Pure Noise Records. Come avete visto, sono ritornato in maniera prepotente a fare, oh, tutti i riflessi, a fare pre-order, anche perché avevo un po' smesso quando era un po' successo che riuscivi a farli solamente dagli Stati Uniti. Adesso che molte etichette, fortunatamente, hanno cominciato a fare pre-order direttamente dall'Europa tramite o il sito dell'etichetta o chi come Epitaph Fat si appoggia per esempio a King Road Merch, ho ricominciato a fare pre-order alla grande anche perché è un qualcosa di aggiuntivo che mi piace, o meglio, oltre al disco, che poi spesso è in una colorazione particolare, hai anche il modo di avere la maglietta. Adesso vi faccio vedere il disco, che chi mi segue su Instagram l'avrà già visto. Bella Ettore, ciao Beth. La parola preferita da questo blog è marmorizzato verde, molto molto figo. Yes. E quindi ho preso questa edizione.
Sono molto fiero e molto contento di aver supportato una band come gli Stray Anywhere, che per me in passato ha fatto veramente tantissimo. Dopo dirò la mia nel dettaglio nella recensione, comunque mi è piaciuto parecchio anche il disco nuovo e vi invito ancora ad andare a vedere, a leggere la recensione che ha fatto Michael su Salad Days. E quindi questo è il disco e assieme c'era anche la maglietta. Voilà, con in fronte, mi sa che tutti in Italia abbiamo preso quel colore. Allora, perché se non mi sbaglio, c'era questo colore verde, ce n'era uno giallino e il colore nero. E naturalmente, per esempio, la copia colorata rispetto a quella nera, forse mi sbaglio con quella di Lauren Sorbs, comunque costa sempre tipo 2 euro in più, comunque poco in più, quindi fanculo, prendi la copia colorata, dai, ci sta. Questa è la maglietta col classico logo degli Stray Anywhere, in questo caso con il cerchio verde. E dietro la grafica riferita all'album Nightmare of the West. Questo, ragazzi, è veramente un pre-order molto molto figo. Prezzo giusto, poi spedizione da Pure Noise, credo fossero state attorno meno di 10 euro, quindi tutto tutto molto onesto. L'altro disco che chi mi segue su Instagram, Kent HC666, l'ha già visto, Skeleton Coast di Lauren Sorbs, quello che probabilmente sarebbe dovuto essere il disco dell'anno, sarà il mio disco dell'anno, chi lo sa, chi lo sa. Anche questo lo dirò nella recensione. Certo che una band come Lauren Sorbs, quando la vai a ascoltare, devi sempre fare un po' i conti con un passato incredibile. Dopo che una band ha fatto un disco come O Calcutta, che tra l'altro è sempre qua dietro, vedete, tengo sempre dietro O Calcutta e quella felpa orribile degli MXPX. Dopo che ha fatto un album come O Calcutta, Apathy and Exhaustion, è molta, molta fatica andare a ripetersi. Quindi, come si fa? Però, un disco grandioso. L'edizione che ho preso è color rosa, che tra l'altro l'ho preso in live qua sul... facciamo vedere bene. Ecco qua. Un rosa molto confetto, non rende bene. Tra l'altro l'ho preso in live una puntata che ero con David e ero molto preoccupato per i tempi di consegna dei vinili, anche perché dicevano i vinili usciranno con severe delays, quindi si immaginavano grandissimi ritardi. Invece è arrivato tutto molto molto tranquillamente, penso di averlo avuto attorno al 20-25 luglio, niente di particolarmente trascendentale, però ci hanno spaventato. Questo è il vinile al quale allegata c'era la maglietta che va a riprendere la grafica della copertina e come in pieno stile disco pre-order. E quindi la maglietta è questa, Skeleton Coast. Eccola qua. Tra l'altro, visto che i Lauren Sorbs hanno droppato del nuovo merch, però nello store americano e c'è roba veramente molto molto figa, però dallo store americano non compro anche perché le spese di spedizione sono ingiuste. Ah, non c'è MXPX 1989, se no gli volevo chiedere perché volevo fare l'abbonamento MXPX, PXPX Fan Club 2020, che costa 16 dollari. Il problema è che ti cacciano su 24 dollari di spedizione. Allora, sti cazzi, se riesco ad andare in America, ma non credo, entro la fine dell'anno me lo faccio spedire dai miei parenti e lo vado a... E lo vado a comprare, lo vado a ritirare là, però spendere 16 dollari per un abbonamento, 24 di spedizione mi tira un po' il culo. Allora, rischio dogana,
E se compri delle magliette così non arriva quasi mai. Allora, se cominci a mettere dei dischi, il pacco è un po' grande, eccetera, il rischio dogana è molto molto alto. Ma se prendi due magliette è molto molto poco probabile che arrivi la dogana. Poi non c'è una regola fissa e io penso che l'unica è che bisogna avere abbastanza culo. Però non c'è regola fissa sulle spese doganali, ma per un paio di magliette non è mai arrivata. Quindi questa è la maglietta del Lawrence Holmes. Dov'è che... Ah, arrivo. Visto che ho fatto l'ordine su King Road Merch, gli ho aggiunto un po' di roba e quindi mi sono preso un'ennesima tazza. Ba-bam. Adesso l'unboxo con voi, ancora chiuso, vedete? Ma... Adesso magari mi si spacca tutto. Comincio ad avere una bella collezione di tasse, ragazzi miei. Vedi invecchiare? E quindi, così quando posso, quando invito gli ospiti a cena, no, cena, per un caffè, gli posso dire: che tazza vuoi? Quella dei Bad Religion, quella dei Bad Brains, quella di Burzum, quella dei Green Day? Oppure... Quella dei De, Shen, Den. Oh yes, ragazzi. Allora, la mia idea era quella di prendere quattro tasse per fare la fila completa Descendants. Moya mi pare che l'abbia fatto perché queste arredano. Dopo sopra c'è il logo della tazza. E quindi metterli, ho una parte in soggiorno dove tengo esposte le scatole delle tasse. Wow! E quindi ne vorrò avere quattro The Descendants. Per il momento ho comprato questa, poi anche perché ce n'era una sola disponibile. Adesso, ma ogni volta che faccio un ordine su King Road Merch, tanto li faccio spesso. Guardate qua i dettagli, che figata! Me ne prendo una. E questa è della grafica. Dov'è che... Eccola qua. Thou shalt not partake of decaf. Quindi il divieto di caffè decaffeinato. Ho anche la t-shirt, tra l'altro appresa ad un concerto che fecero a Milano, il primo anno che suonarono a Milano, quello con i Mangies e i My First of the Gimme Gimmes. Dentro la scatola c'è anche questo bellissimo adesivo. Voilà! E questo adesso dovrò trovare un posto molto molto figo dove attaccarlo. Anche perché... Siccome l'estate ho le mani bucate e ho la frustrazione da non poter andare a concerti a quest'estate, mi sputtano un casino di soldi in merch. E quindi non è finito la roba dei Descendants che ho comprato. Perché ho comprato anche la felpa. Eh già. Voilà. Con la stessa grafica che c'è nell'adesivo e la scritta Descendants gigante sulla manica. Voilà. Allora, quando la sono andata a comprare, mi sembrava la migliore idea che avessi avuto in vita mia. Adesso che la vedo, dico: come cazzo faccio a mettermi questa felpa e non sembrare un puffo? Anche perché non sono altro, anche perché non sono alto 2,13 m. E quindi questa la accoppierò a una berretta bianca, così dopo sono puffo al 100% e direi che vada Dio. Allora. Se vai in America, dimmelo che ti commissiono un po' di dischi. Il problema è che quando vado in America devo star zitto perché se no tutti mi dicono: oh, cazzo, mi compri questo, mi compri quell'altro. E già ho i cazzi con i bagagli perché viaggio sempre sotto Norwegian Airlines, fondamentalmente, e ha delle regole abbastanza restrittive rispetto al peso dei bagagli, e quindi è un po' un problema. Comunque, se ce la faccio portare qualcosa, molto, molto volentieri.
Però vedo che su eBay aggiungono direttamente la tassa doganale in modo da skipparla. Per quello sono tante le spese di spedizione dagli USA. Sì, adesso ho visto questa roba di eBay e fanno bene a dichiararlo già direttamente, però se un pacco arriva magari non viene intercettato e quindi hai poche probabilità, e nel caso siano un paio di magliette che vengano aggiunti i costi doganali. Ormai poster adesivi omaggio da King Road Merch siamo pari a zero, ne avrò 10 degli anti-flag. E invece no, perché a me continua King Road Merch a regalarmi della gran roba. Non so perché, se li taggo sempre o si ricordano il mio nome. Anche sto giro mi hanno regalato una maglietta. Tra l'altro, ragazzi, di una band che non mi piace, però non si sputa mai davanti una maglietta. Ed è Regas, la maglietta dei Dropkick Murphys. Wow, cosa che c'è? Un bambino che suona la fisarmonica. Che palle! Poi un trifoglio. E sapete che l'immaginario irlandese mi sta anche abbastanza sugli ingranaggi. Però prometto che la metterò, sta maglia. Prometto. Infatti, guardate che un regalo e non l'ho comprata. C'è scritto: "This giveaway is..." Questo è un regalo per ringraziarti. Ho fatto un ordine abbastanza cospicuo tra dischi, eccetera, però ho abbastanza senso il fatto che io porti sta maglia, anche perché è del tour del 2018 e quindi c'è anche la data del Bay Fest alla quale ho partecipato io, alla quale sono andato, tra l'altro un giorno nefasto, il giorno che arrivarono i nazi al Bay Fest e ci furono botte da orbi. Non ho voluto comprarmi. E non ho voluto comprarmi nulla quel Bay Fest per quel giorno in particolare, credo, per non avere il ricordo, e ci ha pensato King Road Merch. Hai culo te, sarà un anno che non becco omaggio, ma ogni volta me lo mettono l'omaggio, boh. Sempre meglio che una maglia degli anti-flag. No, mio caro Michael, tra una maglia degli anti-flag e una dei Dropkick Murphys, preferisco una maglia degli anti-flag. Poi, ragazzi, alla soglia dei 40 anni, anche perché ne ho 37, ho preso la mia prima maglia dei Blink. Non penso di avere maglie dei Blink in collezione, pronto a essere smentito da qualcuno. E comunque c'era su King Road Merch diversi saldi, c'erano anche le maglie di California e costavano tipo 12,99 euro la felpa crew neck, quindi praticamente la paghi a peso di produzione. Allora me la sono voluta mettere nell'ordine, nel carrello, e quindi ho una felpa anch'io dei Blink 182 o 182, chiamateli come cazzo volete. Tra l'altro, per la mia è anche piuttosto carina. Ditemi voi cosa ne pensate. Poi dai, ragazzi, per 12,99 ci sta di brutto. Non vedo l'ora che faccia un po' più freddo per due motivi. Uno, perché il lavoro vuol dire che comincerà ad affievolirsi e avrà più tempo libero. E due, perché potrò portare le crew neck con i pantaloni corti e sono il mio abbigliamento preferito. Sì, la grafica di California è un sacco carina. Sottoscrivo, peccato che il disco non sia un sacco carino. Disco molto molto brutto. Vedrò di perdere sta tassa dei Descendants. Devo trovare anche un posto abbastanza figo da mettere questo adesivo. Ce l'avete anche voi, ragazzi? Lo stress da adesivi della serie, quando avete un adesivo che vi piace tantissimo e andate tipo in soggezione e cercate il posto giusto dove metterlo e finite per non attaccarlo. Ecco, io sono di quelli. Tra l'altro, io sono uno di quei drogati che non attacca gli adesivi, ma mette lo scotch di carta e lo attacca. Così quando faccio uno spostamento e poi mi porto dietro gli adesivi. Tra l'altro, parlando di spostamenti, e ho un'idea per settembre, ed è quella: siccome il podcast sta andando piuttosto bene, vedo che
vedo che c'è piuttosto seguito, eccetera. Tra l'altro, se continuate ad abbonarvi, l'ho detto inizio live, ma lo ridico adesso. Se vi siete abbonati una volta, dopo un mese l'abbonamento scade e potete riabbonarvi sempre gratuitamente. Fatelo, Regas, perché così mi aiutate e mi aiutate a portare avanti questo progetto, che sarà quello di trovare una specie di studio, cioè un posto a casa libero, e vorrei fare il podcast dal vivo in un ambiente un po' più confortevole per portare gli ospiti, eccetera. E quindi, oltre ai vari podcast che sto facendo, fare anche un podcast dal vivo settimanale con degli ospiti, e mi piacerebbe, beh, molto. È una roba un po' più professionale, con dei microfoni, eccetera. E se il canale continua ad andare, non dico bene che mi riesco a finanziare tutta la strumentazione, è ovvio che ci devo mettere di tasca mia, ma se riesco a coprire parte delle spese, penso che andrò avanti con questo progetto. Adesso vedrò da settembre. Allestirò una stanza, dovrò prendere un computer con una scheda audio per poter mettere dentro dei microfoni. Le camere farò andirivieni da qua, però è un progetto che ce l'ho e quindi lo vorrò portare avanti, quello di fare un podcast, un po' come quelli che si vedono su internet adesso, stile non Cerbero per i contenuti, ma come impostazione o anche Muschio Selvaggio, eccetera. Dopo c'è da capire se mantenere in live i podcast, quelli che ho con gli ospiti e sono a distanza, e magari fare un podcast offline, anche se l'offline non sono molto convinto perché grazie alla chat vengono sempre fuori molti diversivi, quindi anche in caso riesca a fare lo studio, manterrei la chat e la live su Twitch per tutto. Allora, gli adesivi li accumulo per mesi, poi sclero e riempio basso e chitarra. Io ne ho una di chitarra piena di adesivi, una Squier Stratocaster, che praticamente ho fatto una Tom DeLonge perché gli ho messo un Seymour Duncan Invader al ponte, e quella è tutta piena di adesivi, molto figa. E una volta ero di questa teoria per ogni strumento. Adesso metto un adesivo ogni chitarra in modo che emerga e abbia bam, il massimo dell'importanza. Quando lo metto l'adesivo? Ho tante chitarre adesso, cioè tante chitarre, ho diversi strumenti senza adesivi. Questo vuol dire, credo che faccia parte del processo di crescita, anche se mi gasano un casino gli strumenti con gli adesivi. Poi, non mi avete detto cosa ascoltate voi nelle playlist estive, però non è che mi rimane molto tempo per questa live, anche perché sì, l'idea era di fare mezz'oretta e quasi sono arrivato. E dai, prometto che cercherò di fare una mini live settimanale anche durante il periodo estivo. Tra l'altro, la prossima proverò a portare un paio di ospiti, che sono in vacanza qua in Romagna e quindi ci sarà un po' da divertirsi. Quindi ragazzi, un cazzo, vi ho fatto vedere un po' di merch, abbiamo parlato un po' di musica e dai, per quel che riguarda la programmazione YouTube l'ho detto, ci saranno video che ho girato con i miei amici che li proporrò a distanza di tempo da quando sono stati girati, però sono contenuti nuovi. E poi quelle due recensioni, per farle prima o poi, che cazzo, e qualche video che va al di fuori del canale di tutorial. Adesso non voglio svelare niente, però estivo, clima estivo, anche più cazzone. Per una volta non parliamo di musica e ci sta portare altri contenuti sul canale. Tanto vedo che non dispiace. Grazie mille a voi che avete fatto parte della chat e quanto a noi Regas, ci vediamo molto molto presto. Un abbraccio. Bella lì Regas. And broadcast. Sei sicuro? Yes.